Do la parola a Sandro Cortelli, pregando anche chi adesso si sta spostando di lasciarci proseguire i nostri lavori. Grazie. Io ringrazio moltissimo e sono sempre un pochino emozionato quando mi si chiama a parlare di situazioni di questo genere, perché la grandezza, l'importanza di chi parla prima di me e di tante delle persone che sono qui ad ascoltare è una sfida, per cui cerco anch'io di fare del mio meglio. E io mi vorrei agganciare all'ultima parte dell'intervento di Claudio, a questo rapporto fra memoria e oblio, proprio per ragionare su alcune dimensioni contraddittorie del rapporto fra ricordo e dimenticanza nella memoria della guerra, della resistenza, della liberazione. E lo farei accostando due momenti cruciali: gli anni dell'immediato dopoguerra, quando la memoria comincia a prendere forma in modo faticoso, conflittuale, e oggi, la situazione contemporanea in cui abbiamo una nuova attenzione alla memoria che però mette in luce altre contraddizioni, altri conflitti. E partirò da racconti di persone comuni che ci fanno toccare con mano la differenza, lo scarto che è determinato dalla liberazione e dalla fine della guerra. Perché prima ancora che un fatto politico, la liberazione è un fatto fisico, sensuale, è una liberazione dei sensi, riguarda l'aria, il cibo, i colori, la forma dei corpi. Per esempio Umberto Turco, partigiano, che fu scenografo di Roma Città Aperta di Roberto Rossellini, col suo sguardo di uomo di cinema ci restituisce il colore della città occupata e dice: Roma in quei giorni era livida, era una Roma dove stonava la divisa del gerarca della SS o del serbo fascista che gli elenca i stivali, capito? Stonava, perché tutto il resto era di un grigiore e della tristezza che si esprimeva proprio nell'atmosfera, se respirava, proprio sembra che proprio l'aria fosse intrisa di tristezza, capito? Era una Roma sofferente, morta di fame, dove tu vedevi la gente che fuggiva, magra, triste, capito? E i palazzi avevano acquistato, pare che c'era più luce, ma io te lo dico, ma non come una sensazione di oggi, la sensazione che provavo allora. Poi Roma è rimasta così per tutto il periodo dell'occupazione, una città triste, le campane non c'erano più quel sonno. Dice Turco, tu vedevi la gente che fuggiva, magra, triste. E l'altro racconto che vorrei citare prende proprio le mosse da questi corpi, segnati dalla fame e dalla repressione. Come Turco parte dai colori, Virginia Galanca, che di mestiere fa la pasticcera a Trastevere, parte dai sapori. Perché la fine della guerra segna un passaggio repentino dalla penuria a un'idea di eccesso. Mangiare non significa solo uscire dalla fame, ma anche dalla repressione, di cui la magrezza non è solo la conseguenza, ma anche il simbolo. Quello era il periodo della guerra. Si faceva il castagnaccio, la vegetina, si usava quello che c'era al momento, i fichi secchi, le fusaglie, al posto delle mandorle, le fusaglie. Poi, appena uscito fuori dalla guerra, il periodo degli anni 46-45, la gente era ileposibile, smagrita, aveva bisogno di grasso. Allora si faceva, è chiamata la bomba torinese, un dolce che era una cannonata di grasso, era fatto con burro di cocco, uovo, liquore strega, era buonissimo. Ma se vendeva quel dolce lei non ha idea quanto, a quintali la bomba torinese, parola stessa, bomba. Oggi non se la mangerebbero nemmeno se glielo regali, però in quel periodo tutti mangiavano queste grandi torte di grasso, perché in fondo era buono. Allora, poi i colori e i sapori si combinano fra loro. Per esempio Laura Grifoni, che allora era una bambina, parla come se i colori avessero un sapore e i sapori avessero il colore della città livida di cui aveva parlato prima Umberto Turco. Il sapore del pane, il pane era grigio, la buccia di patata sembrava colla marrone scura, eppure si mangiava. E poi invece dopo la guerra arrivano i pacchi dell'Urra e lei dice la farina di un uovo con cui si facevano frittate meravigliose e la cosa più buona di tutte, il latte condensato, gomme americane e zucchero. Fino allora non avevo mai mangiato dolci, ricordo il castagnaccio mangiato durante la guerra, perché è come se si passasse dal grigio e marrone al giallo dell'uovo, del liquore, della crema. Ecco, ora in un testo famoso i semiologi russi Yuri Lotman e Boris Uspensky scrivono: la cultura è per la sua essenza diretta contro la dimenticanza. Essa vince la dimenticanza col trasformarla in uno dei meccanismi della memoria. La dimenticanza dà forma alla memoria per due ragioni. Da una parte nella memoria non c'entra tutto, quindi per poter ammettere memorie nuove bisogna scartarne di vecchie. Dall'altra, quando le memorie non vanno d'accordo fra loro,
certe cose non si possono ricordare perché entrano in conflitto con altre e quindi alcune cose devono essere scartate. Ora, questo schema di Lord Smensky però si legge sulla dicotomia, cioè da una parte sta quello che si ricorda e dall'altra quello che si dimentica. Alcune memorie vengono dimenticate in modo che altre possano essere ricordate. Però la memoria della guerra, della liberazione, del dopoguerra complica lo schema, perché le memorie della guerra sono troppo cruciali per essere dimenticate, ma sono anche troppo traumatiche e conflittuali per essere ricordate. Sono un punto di riferimento per la memoria sociale e personale, ma disturbano con le loro contraddizioni la costruzione di una memoria pacificata. E allora memoria e dimenticanza non stanno più su due versanti contrapposti, ma stanno dentro gli stessi testi, dentro gli stessi racconti, dentro le stesse narrazioni. E allora ci troviamo davanti a una memoria che possiamo definire ossimorica, cioè portatrice di conflitti interni. Una memoria in cui quello che viene ricordato e quello che viene dimenticato non è che sono separati e distinti, però, ma anzi, l'atto di ricordare e l'atto di dimenticare sono uno funzione e supporto dell'altro, nello stesso testo, nello stesso racconto. Ricordare può diventare un modo per dimenticare e dentro la dimenticanza si può annidare una insopprimibile memoria. Torniamo al racconto di Virginia Calacca sulla bomba torinese. Parola stessa, bomba, dice, e aggiunge, la bomba torinese era una cannonata. Cioè non si è ancora spenta l'eco delle bombe, dei bombardamenti, dei colpi di cannone, e già la parola stessa ha cambiato connotazione. Da letterale si è fatta metaforica. La guerra è finita, si ricomincia a vivere e a poter provarci, e la bomba non significa più morte e pericolo, ma abbondanza e potenza. Una transizione rapida e traumatica, appunto, da penuria a eccesso. Poi si parlerà di boom, di bikini, di maggiorate atomiche, cioè tutti questi termini di guerra che significano invece il contrario, no? E allora facciamo un altro esempio, stavolta prendo un racconto di Terni. Parla Augusto Cuppini, operaio delle acciaierie e suonatore musicista di Balera. Dopo la guerra siamo impaciti tutti, no? Tutti a ballare, tutti a rotonde, invece da fare i barbeccali, siamo impaciti tutti. Ero impaciti anch'io perché andavo a suonare donne, bardacce, macello. E allora dico qui, andavo a finire a puzza un'altra volta, perché era dopo la liberazione, è stato un trauma, insomma, ci siamo visti proprio, beh, oh, finalmente. Anche qui il veicolo della metafora è il corpo. Anche qui il tema è il subitaneo passaggio dalla disperazione all'eccesso. E anche qui, nell'euforia, in quello che il narratore chiama impazzimento, trapela un lato oscuro. Dopo la liberazione è stato un trauma, dice, e aggiunge un macello, che non è un'espressione metaforica di disordine, di sregolatezza, ma è la parola usata molto letteralmente per definire concretamente i bombardamenti. E allora con un'altra metafora esplosiva, un altro narratore, operaio ternano, proprio materializza questo contrasto. Magari proprio là in mezzo alle macerie, dove si trovavano cadaveri, ci fu il boom della musica, del ballo. Questa è una figura incredibile per la sua ambiguità. Cioè da una parte è una figura di trionfo della vita sulla morte, oh finalmente, no? Che si danza sopra la morte, ma è anche una metafora della rimozione che relega la presenza negata della morte degli strati sepolti della memoria. Per poter ricominciare a vivere bisogna rimuovere la morte. Non si può affrontare il futuro portandosi sempre addosso il passato come un'ossessione. Ma di questa emozione resta una traccia, un senso inarticolato di colpa. Anche per questo, quelli che la morte se la portano addosso, negli abiti, negli occhi, si trovano davanti a una barriera di negazione, di indifferenza, di rifiuto dell'ascolto. Pensiamo a quelli che tornano dai campi di sterminio. C'era molta gente, anche tra noi ebrei stessi, ricorda Piero Terracina, che non voleva ascoltare. Poi c'è stato questo ritorno all'interesse, al voler conoscere. Direi che questo è stato dopo 10 anni all'incirca. Come ha fatto notare Enzo Pollotti, questa è anche l'esperienza degli ex internati militari e dei profughi dell'Istria, avvolti da un silenzio che non è solo ideologico. L'Italia del dopoguerra non fu sorda soltanto al loro dolore, scrive Pollotti. La storia della società italiana dopo il fascismo non è fatta soltanto del silenzio vero o supposto sulle forme, è fatta di molti silenzi e di molte rimozioni. Ora, il rifiuto dell'ascolto è il contrario della dimenticanza, è un esorcismo nei confronti di una memoria che non si può affrontare ma non si riesce a cancellare. Anche per questo le rimozioni certe volte indossano le vesti del ricordo. Tutta Roma sembra identificarsi con le vittime del massacro delle Fosse Ardeatine, ma di fronte alla presenza concreta di queste donne vestite al lutto, portatrici di memoria della morte, la città distoglie lo sguardo, esorcizza la memoria. Ada Vignotti aveva 23 anni, era sposata da 6 mesi quando l'uccisero il marito. All'epoca
quando, dopo successo il fatto del 44, non se ne parlava proprio, non si poteva parlare. Io ho lavorato per 40 anni, quindi anche nell'ufficio mio, alle volte, quando mi domandavano qualcosa, non gli dicevo niente, perché te lo dicevano qualcosa. Beh, e la colpa è di quello che ha messo a bomba. Lucidamente alla Pignotti spiega la leggenda nera antipartigiana di Via Rasella con qualcosa che è ancora più profondo dell'ideologia, perché la ricerca della colpa è un modo per cambiare discorso, per non guardare in faccia la materialità personale del massacro e per trasferirla sul piano più astratto del giudizio politico, dove non ci si deve confrontare con la presenza di offesi. Ma quelli erano morti, diceva. Così Ada Pignotti e la sua compagna di dolore si trovano davanti a una memoria che, rifiutando di conoscere la sua perdita, esorcizza la strage nell'atto stesso di ricordarla. Gabriella Polli aveva pochi mesi quando lo uccisero il padre delle Ardeatine e racconta episodi simili che riguardano sua madre, episodi in cui l'apparenza del rispetto e della simpatia per il lutto maschera il rifiuto dello sguardo, della presenza stessa di queste portatrici della memoria della morte. Mia madre andava dal fornaio a fare la spesa. Una volta per fare la spesa si doveva fare la fila, c'era tutta la confusione. Mamma scese e tornò subito. Disse: vista, come ho fatto presto. Appena l'ha visto, il signor Tommaso, come mi ha visto, mi ha detto: venga, signora Polli, lo servo subito. Sa perché? Perché non la volevano dentro al negozio, perché la moglie di un caduto, un antifascista. Quindi mia nonna le disse: non hai capito niente, ringrazia Dio che ti hanno dato il pane, sennò quel disgraziato non ti dava nemmeno il pane. Non ce la volevano dentro, era scomoda. Quando mamma ha capito, si è messa a piangere, non voleva più andare a fare la spesa. Ora, come ha ricordato Claudio Pavone, la fine della guerra e la caduta del fascismo pongono la questione della continuità dello Stato. Il dilemma fra cultura e continuità, peraltro, non si applica solo sul piano istituzionale. In un certo senso è la struttura stessa della memoria che ha bisogno di cambiamenti e fratture per dare conto del trascorrere del tempo, ma che ha bisogno anche di mutamenti lenti di lungo periodo e ha bisogno di permanenze che assicurino l'unità del soggetto che ricorda. Perciò anche la liberazione dei sensi e dei colori, di cui parlano Turco, Calanca, Grifoni, vale fino a un certo livello e non vale per tutti. Per tanti romani la fine della guerra segna piuttosto una continuità che è resa ancora più intollerabile dall'aspettativa di cambiamento. Prendiamo questo dialogo, sono tre sorelle comuniste proletarie, figlie di un confinato e perseguitato politico a Valmelaina. E poi dopo la guerra è divenuta un'altra guerra. Perché? E la prima dice, ci è voluto parecchio tempo prima che le cose, perché la fame, la privazione, ci sono state buone e buone altre 3-4 anni. E poi le coabitazioni, un po' tutti ammucchiati, 2-3 famiglie dentro due camere e cucine. Guarda, noi abbiamo visto morire di fame, letteralmente, no? A parte un cuginetto nostro e quella ragazza che abitava a Scalata, ricordi, Rossa? Una bella ragazza, morta di fame, a tubercolosi, ce n'era tanta, per non parlare di malattie infettive come la scarpia e l'altra sorella. E poi comunque un senso di freddo dentro e fuori. Io questa cosa me la ricordo perché fisicamente ho sofferto tanto, senza coperte, senza cappotti, con quello che avevi andare a scuola, le scarpe rotte, le scarpe delle altre, le maschere. Poi rivedo sto senso di tanto freddo e di mancanza di tante cose, dei momenti di gelo dentro, fuori, una povertà davvero incredibile che non riuscivi a spiegare nemmeno a te stessa, perché eri piccola, capito? Però non chiedevi a nessuno, perché nessuno ti rispondeva. Quello vivevi e quello era, per cui ti ritrovavi magra, piena di aghe, perché mancanza di vitamine, di nutrizione. Mia sorella non riusciva a sviluppare, infatti il primo ciclo l'ha avuto a 14 anni. Allora c'è un livello di esperienza sul quale la fine della guerra non fa subito una differenza netta. La povertà, la fame, il freddo, l'affollamento, la magrezza, la repressione continua, dove lo sviluppo ritardato. Dopo la guerra ne viene un'altra. Sì, sì, ti ho detto, ci sono voluti 4-5 anni prima che potevi dire, buon maggio, insomma. E tuttavia il cambiamento c'è stato. Se certe condizioni materiali perdurano, quello che cambia è la reazione soggettiva. La sofferenza che sembrava inevitabile con l'oppressione politica del fascismo, con la tragedia della guerra, diventa insopportabile nel nuovo clima di libertà. Roma dunque cerca contemporaneamente sia di ricordare, sia di cancellare il ricordo, perché l'ambivalenza è ancorata sulle contraddizioni dell'esperienza, sul contrasto fra la nuova sconosciuta libertà, le aspettative di cambiamento e la loro frustrazione. La contraddizione prende la forma di una conflittualità accesa da un lato e dall'altra di un disincanto di cui si alimenta anche la stagione romana del colloquismo. Per esempio, all'Abra Giovinelli, Cece Doria, star dell'avanspettacolo, che andava, poi pace mia, sei stata la fedelizia. E poi continuava, rifletteva ironicamente sulla perdita di memoria e la necessità della dimenticanza, però contemporaneamente induceva il pubblico a ricordare e a riempire i vuoti.
Nel 1922 ci fu un governo, ma ricordo più. Ci fu una marcia, ricordo dove, che fu chiamata, ma ricordo più. E per 20 anni fummo sistemati da tante guerre, ma ricordo più. Per un bel giorno fummo liberati, però da chi? Non me lo ricordo più. Soprattutto, la libertà è un'esperienza nuova, difficile da misurare e praticare in questo clima di eccessi. Si passa dal fascismo e dalla tragedia alla pace e alla libertà, con la stessa rapidità traumatica con cui si passa dalla vegetina alla bomba torinese, senza avere il tempo di abituarsi, di imparare le regole, di avere pazienza. Episodi come il linciaggio di Carretta, magari piazzale Loreto, sono l'esito di questo sogno di ferito, la rabbia per la continuità che ti fa trovare ancora davanti le stesse facce, gli stessi poteri, la frustrazione di sentirsi ancora poveri, affamati, al freddo, e l'eccesso, la fretta, il furore di una città che è stata repressa e si trova improvvisamente libera e assapora il desiderio della libertà fino ad ubriacarsi. Alla contraddittoria esperienza della fame si accompagna la difficoltà di un'altra memoria, i bombardamenti alleati. Una lapide sulla casellina fotografata da Fogata è l'espressione più concisa ed efficace di questa memoria ossimorica. Vittime innocenti di cannone liberatore, 6 giugno 1944, Proietti Cleofe, Proietti Maddalena. Per Cleofe e Maddalena Proietti l'ossimoro è sanguinoso, il cannone che le libera è anche il cannone che le ammazza, un effetto collaterale dal punto di vista della grande storia, ma un effetto totale dal punto di vista di quelli come loro. Non è una memoria facile da gestire, neppure da dire in pubblico. Dopotutto i bombardamenti, conseguenza dell'aggressione nazifascista e dell'occupazione, ma operati dalle forze alleate di liberazione, sono la maggiore causa di distruzione di morti a Roma, fra luglio 43 e giugno 44. La contraddizione attraversa persino quella parola così semplice, innocente. Innocenti in che senso? Certo, non sono belligeranti, probabilmente la guerra non è stata un'idea loro, ma i bombardamenti alleati sono la legittima risposta a una criminale aggressione italiana. Come ricordava la scritta che oggi malauguratamente imbiancata su un palazzo bombardato da San Lorenzo, quelle rovine sono eredità del fascismo. Cleofe e Maddalena Proietti dunque sono innocenti personalmente, ma colpevoli in quanto italiani, e pagano la responsabilità del regime dello Stato con una pena di morte senza processo. In altre parole, le distruzioni della guerra sono causate da tedeschi e fascisti, ma compiute da americani e inglesi. Da questa contraddizione deriva una memoria problematica, internamente divisa. Come si fa a tenere insieme la gratitudine ai liberatori con la memoria del fatto che sono stati loro a distruggerti casa, ucciderti i parenti? Qui allora diventa necessario sopprimere alcune memorie incompatibili con altre, più accettabili, più autorizzate. E allora quando uno domanda chi era che bombardava, si scontra spesso con inattese afasie, silenzi, contraddizioni. Molti narratori si limitano a parlare della guerra come entità astratta, fatalistica. Altri risalgono dagli effetti ultimi alle cause prime, saltando le cause seconde, eredità del fascismo. Ma il procedimento di memoria più sorprendente, molto più diffuso di quanto non si immagini, consiste in un'altra operazione logica. Se il male assoluto sono i nazisti e i fascisti, se sono loro i nostri nemici, beh, allora è logico immaginarsi che siamo stati loro a bombardare. Erano i fascisti, cioè gli alleati. Che ne so di che aeronautica era? I tedeschi saranno stati? Non lo so. Io non lo so, da sopra venivano le saette, ma dagli aerei non si sa chi bombardavano. Ah, non erano i nostri. Quando c'è stato il bombardamento qui da noi a San Lorenzo sono stati gli americani, quando c'è stato sulla Palestina sono stati i tedeschi. Racconti analoghi, ancora più circostanziati, vengono anche da altre località bombardate, da Frascati, da Piglio. Antonio Parisella descrive molto bene questa memoria dimenticante, parlando di Cisterna. Per la gente di Cisterna scrive: la guerra era consistita nella distruzione totale del paese da parte dei bombardamenti alleati, nella vita per 126 giorni nelle grotte e dal 19 marzo 1944, nello sfollamento in campi di raccolta che per alcuni si protrasse fino a oltre 2 anni. Anche se era chiaro, prosegue Parisella, che i tedeschi erano occupanti e oppressori, mi dissero che era stato difficile riconoscere i liberatori degli alleati, cioè in coloro che avevano distrutto il loro paese e che li avevano privati delle loro minime condizioni di vita. Per comprendere appieno il senso degli eventi, avevano dovuto attendere la fine della guerra, il rientro nel paese, la graduale ricostruzione delle loro case e delle loro attività. Per un periodo più o meno lungo era stata una sorta di terra di nessuno della loro coscienza. Terra di nessuno è una buona metafora dell'ambivalenza e confusione di questa memoria. Per poter avere una memoria coerente e accettabile, gli abitanti di Cisterna, e non solo loro, prima hanno dovuto mutilarla,
hanno dovuto fare un inventario delle proprie memorie, dei propri sentimenti, individuare quelli legittimi ed escludere quelli che era meglio dimenticare, alla luce di una memoria pubblica carica di dimenticanze. Dunque, il dopoguerra è il momento in cui la memoria comincia a prendere la forma di uno simbolo, memoria dimenticante, dimenticanza che ricorda. Questa modalità si ripresenta in forme differenti, ma non meno contraddittorie, anche oggi. E perciò vorrei proporre alcune considerazioni in chiave contemporanea sull'uso pubblico e rituale della memoria nel nostro tempo. Nel Giulio Cesare di Shakespeare, Antonio dice: «Sono venuto a seppellire Cesare, non a lodarlo». Ma nella memoria ossimonica del nostro tempo, lodare spesso finisce per essere un modo di seppellire. Esiste un uso pubblico della memoria come rituale assolutorio che serve a chiudere il discorso, a separare direttamente il presente dal passato, come se commemorare un fatto volesse dire monumentalizzarlo e fossilizzarlo. Ma esiste anche una memoria come scandalo, una memoria che ribadisce, con William Faulkner, che il passato non è morto, anzi non è neanche passato. Una memoria assolutrice dice: è accaduto, ma noi siamo diversi, non accadrà più. Una memoria scandalo ci avverte, con Primo Levi, che è accaduto, dunque può accadere. Come nel caso dell'intreccio di memoria e dimenticanza nel dopoguerra, assoluzione e scandalo spesso stanno dentro le stesse formule, gli stessi gesti, le stesse celebrazioni. Più volte, durante la giornata della memoria, abbiamo ripetuto una formula terza ed eloquente: mai più, sacrosanto. Tuttavia, nella definitività apodittica di parole come mai, come più, si annida anche la possibilità di una memoria per la quale il passato è un libro chiuso, magari da condannare, ma soprattutto da esorcizzare. In altri termini, un modo di ricordare negando la memoria. È stato terribile, ma non ci riguarda. E scusandomi se ricorro alla cronaca, vorrei fare alcuni esempi, che tutti tratti da episodi avvenuti proprio in questi giorni, attorno alla giornata della memoria. Il 25 gennaio 2005 l'onorevole Domenico Granazio, rappresentante della Regione Lazio, ha messo in scena un piccolo dramma in tre atti su memoria e dimenticanza. Nel primo atto lui ha scritto per ben tre volte sul libro dei visitatori al Museo Yad Vashem di Gerusalemme: mai più, mai più, mai più. Come se non si potrebbe essere più chiari, più precisi, anche se l'impulso a ripetere sembra suggerire un senso di inadeguatezza, come se alzasse i toni per coprire un disagio. E infatti, subito dopo il secondo atto, sulle scale del museo, ha detto: ritengo che la destra italiana non abbia avuto responsabilità nello sterminio di massa degli ebrei. L'Italia, anche fascista, non condivise queste leggi razziali. E Giorgio Almirante, già direttore della difesa della razza, fu in realtà un protettore e salvatore di ebrei. Da chi andavano protetti e salvati? Resta fuori. Infine, esce il terzo atto. Dopo le reazioni indignate suscitate dal suo discorso, ha aspettato due giorni e poi ha chiesto scusa alla comunità ebraica. Il caso è chiuso un'altra volta, non cambia niente, tutti restano come prima. Questa piccola commedia mi sembra uno straordinario esempio di memoria che dimentica e assolve. Non è solo questione di falsificare la storia, ma di uso politico della retorica della confessione. Ammettere la colpa per espellerla, denunciare la Shoah ma negare che ci chiami in causa, che ci ponga delle domande su noi stessi. Ammettere forzosamente di aver detto una cosa inaccettabile e pensare che basti chiedere scusa perché tutto sia cancellato. Un altro esempio. Il 28 gennaio sono state presentate all'Archivio Centrale dello Stato le interviste raccolte dalla Shoah Foundation, diretta da Steven Spielberg, con i sopravvissuti e i testimoni della Shoah in Italia. In quell'occasione il rappresentante del governo, viceministro dei beni culturali, Antonio Martuscello, ha tratto dalla Shoah questa lezione. La Shoah ci insegna che dobbiamo proteggere la nostra identità europea da innesti artificiali e che dobbiamo ribadire le nostre origini giudaico-cristiane. Beh, è un altro straordinario esempio di memoria che non ricorda. Nell'atto di commemorare la Shoah, il rappresentante del governo italiano si dimentica che la Shoah fa parte dell'identità europea e di nessun'altra. Si dimentica che l'invito a proteggerci da innesti artificiali, immagino islamici, riproduce l'invito a proteggerci da contaminazioni ebraiche qualche generazione fa. E poi si dimentica che delle radici giudeo-cristiane fanno parte quasi due millenni di persecuzioni, discriminazioni e povero in quasi tutta l'Europa. A fine febbraio, durante una trasmissione radiofonica coordinata da Aldo Forbice, in cui si parlava di Auschwitz solo per insistere che era la stessa cosa dei gulag e delle foibe, un ascoltatore telefona per ricordare i crimini italiani sul confine orientale, deportazioni, campi di concentramento, stermini, villaggi distrutti, rappresaglie. Il conduttore lo ha messo a tacere bruscamente
gli ha detto queste cose sono impossibili, non sono mai accadute e lei è un millantatore che si inventa tutto. Qualche settimana dopo ha messo qualche episodio, ci può essere stato. Ora, come nel finto omaggio alla vedova delle Ardettine portata avanti alla fine per mandarla via prima, allo stesso modo Garmazzo, Marcuscello, Forbice e quelli che rappresentano, la cultura che rappresentano, fingono di celebrare la memoria per consumare una cancellazione. Con una rivelatrice enfasi denegatrice, Garmazzo scrive mai più tre volte, come se una non bastasse. Per buona misura aggiunge che il nazismo era un mostro, cioè qualcosa che non ha niente a che vedere con noi esseri umani e tanto meno con noi italiani. Il linguaggio si impoverisce, più si calcano i toni, meno si dice. L'eccesso dell'enfasi sembra la variante verbale dell'eccesso alimentare della bomba torinese. Più calchiamo i toni sull'orrore, più questo diventa una scusa per non guardarlo in faccia. Persino la definizione del nazismo e della Shoah come male assoluto ha un elemento di ambiguità, perché esclude questa realtà dalla sfera dell'umano e quindi dalla nostra sfera, perché sappiamo che nulla di umano può essere assoluto. Come ci ricorda Primo Levi, la Shoah, la guerra, le stragi, le bombe, i morti, i cani, è un fatto umano, è qualcosa che riguarda noi, è una possibilità che è in noi stessi come esseri umani e su cui sta a noi vigilare. Fingere di ricordare per dimenticare. Ora, sappiamo che senza dimenticanza non esiste memoria e che nell'idea stessa di memoria è implicita una presa di distanza, la coscienza del tempo che è trascorso, altrimenti non possiamo più parlare di memoria, ma di fissazione, di ossessione. Tuttavia, dimenticare e storicizzare è una cosa, rimuovere è un'altra. Le cose dimenticate scompaiono perché non significano più niente. Quelle rimosse rimangono nascoste perché significano troppo e continuano a tormentarci per emergere improvvise come fantasmi. Anche per questo, avere rimosso la vicenda delle foibe, per esempio, ci ha resi impreparati al suo ritorno. So bene che sono stati proprio gli storici degli istituti storici della Resistenza, specialmente a Trieste, quelli che per primi hanno studiato quelle tragedie e quei crimini. Ma il loro lavoro non è stato fatto abbastanza proprio, non è diventato abbastanza senso comune dell'antifascismo, almeno a livello politico. Perciò quello che oggi riusciamo a dire sul contesto storico delle foibe, sulle cause, sui crimini di guerra italiani che l'hanno precedute, ha un sapore difensivo che non avrebbe avuto se avessimo assunto come nostra questa memoria, fin dall'inizio. La rimozione finisce per renderci subalterni a una memoria altrui, e così anche da parte antifascista abbiamo sentito ripetere le formule sulla italianità dell'Istria, perché non abbiamo memoria di cosa fosse realmente quel territorio multietnico di confine. Tuttavia, è anche per buone ragioni che come antifascisti siamo riluttanti a usare argomenti pure plausibili e sacrosanti che collocano la tragedia delle foibe all'interno di un contesto di occupazione di crimini italiani nei Balcani. Infatti, mentre da destra si contrappone le foibe alle fosse ardeatine, il gulag ad Auschwitz, per azzerare tutto in una specie di spettrale par condicio, noi antifascisti non possiamo usare gli stermini italiani e fascisti in Slovenia e Croazia, in Libia e in Etiopia, per azzerare gli stermini jugoslavi e comunisti in Venezia Giulia. Come mostra eloquentemente Guido Kreinz, in questo libro prezioso, Il dolore e l'esilio, tragedie e crimini sono correlati ma distinti, vanno ricordati ognuno per sé, nella sua autonoma pienezza, senza cancellare niente nel bilancino di una memoria assolutoria o strumentale che distoglie lo sguardo dalla sofferenza di tutte le vittime. Allora noi oggi siamo qui non solo per ricordare gente di 60 anni fa, ma anche per rinnovarne il significato. Siamo convinti che ci riguardano adesso, che riguardano il nostro tempo e il tempo di chi verrà dopo. La memoria ha per contenuto il passato, ma è un lavoro del presente, una spola problematica che parte dal presente e vi torna arricchita e resa consapevole della conoscenza critica del passato. La memoria serve a coinvolgerci nel presente, per costruire a partire da adesso la memoria di un futuro, i cui testimoni saranno i ragazzi che oggi ascoltano i racconti sulla guerra, sulla Shoah, sulla liberazione. Anche per questo dobbiamo evitare che si crei un vuoto fra la memoria degli anni 40 e oggi. Quando parliamo di memoria parliamo sempre, giustamente, della guerra, della Shoah, della resistenza, della liberazione. Ma dobbiamo evitare l'impressione che non ci sia dopo altro da raccontare, che la memoria riguardi esclusivamente i tempi della Seconda Guerra Mondiale. Altrimenti la memoria rischia di diventare sinonimo di un passato cruciale, ma specie per i ragazzi di oggi, lontano, senza rapporti comprensibili con l'esperienza che stiamo vivendo. Perché la liberazione è la fine di un'epoca, ma è anche la tappa di un processo di cambiamento sociale che si prolunga oltre il 25 aprile ed è soprattutto l'inizio di un'altra epoca che arriva fino a noi. La liberazione pone fine al fascismo
e apre la storia dell'Italia democratica e continua la liberazione della forma stessa della nostra convivenza civile, della Costituzione che ne incarna i principi. E invece, mentre questa storia si proietta in avanti, nell'uso pubblico e didascalico della storia sembra esistere una specie di terra di nessuno, tra il tempo ricordato e il tempo in cui si ricorda, come se la memoria finisse il 25 aprile del 45 e tutti quelli che sono venuti dopo non avessero nulla da ricordare. Che memoria proponiamo ai ragazzi di oggi, sugli anni tra quel tempo e loro, tra aprile e l'aprile del 2005 e oltre? Che cosa raccontiamo? Cosa insegniamo della storia della nostra democrazia? Di Portella della Ginestra, della Guerra Fredda, dei morti di Reggio Emilia, del Vietnam, del centrosinistra, del 68, dell'autunno caldo, del femminismo, persino di Tangentopoli, persino dei fatti di Genova del 2001. E in questa terra di nessuno si espande un senso comune mediatico secondo cui l'antifascismo è obsoleto. L'Italia è stata governata per mezzo secolo dai comunisti, adesso c'è fuori che era comunista pure il Festival di Sanremo. La Costituzione repubblicana è una carta bolscevica e la storia del movimento operaio e dei movimenti di contestazione è solo una storia di crimini e orrori di cui condannare il ricordo mettendone fuori legge anche i simboli. Per questo vorrei chiudere accostando due racconti ascoltati la stessa mattina, novembre 2004, nello stesso luogo, la sede dell'AMPI di Monte Rotondo, vicino a Roma. Il primo è un ricordo di famiglia, mi pare suo zio, antifascista, e dice l'altro capo di imputazione per lui era di non essere andato a lavorare il primo maggio del 1929, senza giustificato motivo. Si instaura un processo in cui lui è costretto a cantare o a dire viva il duce. L'altro è un ricordo personale. Mi ricordo, mi è stato chiesto di rinnegare quelli che erano stati i valori dell'antifascismo, urlando viva il duce. La prima richiesta, un attimo perplesso, poi, dopo l'incoraggiamento a suon di botte, ho detto a fatica la parola entrando nella cella, e così anche gli altri, dopo di me. Sono due racconti praticamente uguali, salvo che il primo riguarda il 1929, il secondo riguarda il 2001, la caserma di Bolzanito a Genova. Se è vero che la memoria è un costante lavoro di relazione, una reciproca costruzione di senso tra il presente e il passato, allora il lavoro della memoria serve a connettere questi due momenti, così simili e così lontani. Si dice che chi non ricorda la storia è destinato a ripeterla. E certo, una delle ragioni che rendono necessario recuperare, consolidare i saperi della democrazia, del movimento operaio, dell'antifascismo, è che certe cose si sono ripetute, si stanno ripetendo, possono ripetersi. Dopotutto, come ricordava il sindaco, viviamo in un paese dove la qualifica di legittimi belligeranti è stata a lungo negata ai partigiani e oggi viene rivendicata per i fascisti di Salone. Perciò io credo che siamo qui per ribadire la memoria della liberazione, della resistenza, del movimento operaio, della democrazia partecipata che abbiamo ereditato come forza attiva nel presente e come scandalo per il potere. A differenza di Cece e Doria, noi ce lo ricordiamo benissimo da chi dovevamo essere liberati, chi ci ha liberato e quanto è costato. Perciò, se siamo qui oggi, è sia per ricordare eventi decisivi della nostra storia, sia perché sappiamo che su questo ricordo si fonda l'impegno a continuare, ora e sempre. Il lavoro cominciato allora dalle resistenti e dai resistenti, armati e non armati, e dalle donne e dagli uomini che hanno fondato la nostra democrazia, la nostra libertà e la nostra dignità.